Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video assaggi. Oggi siamo super contente di provare insieme a voi per la prima volta un po' di prodotti tipici ucraini. Qui in Polonia ne vendono veramente tantissimi, ci sono anche proprio dei market dove vendono solamente prodotti ucraini e ne abbiamo trovati parecchi, sia dolci che salati. C'è pure una bevanda molto molto particolare. Non vedo veramente l'ora di assaggiare tutto, alcune cose. Anzi, probabilmente solo una di tutte quelle che assaggiamo oggi l'abbiamo già assaggiata, perché anche nei nostri viaggi passati, quando siamo stati in Lituania e Lettonia, alla fine tantissime cose erano simili, perché sicuramente, almeno io penso, derivano un po' tutte dalla Russia, quindi alcune cose poi le ritrovi. Esatto, tutto molto economico perché nonostante non siano prodotti locali, perché non sono prodotti polacchi, dato che noi viviamo appunto qua in Polonia, comunque i prezzi erano molto bassi, quindi immagino quanto siano bassi Sì, proprio in loco, insomma. esatto. E iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Partiamo subito con il primo prodotto, non so che prendere perché abbiamo una bella visione da qua di tutte le Io cose. prenderei la cosa che già conosciamo, così ce la togliamo. Queste immaginiamo che siano le patatine un po' allungate, Sì. le vendevano anche appunto in Lituania, non sappiamo se sono proprio uguali, però siamo curiosissime perché c'erano dei gusti molto particolari, ragazzi. Guardate qui anche la confezione, è super carina, tutta colorata, divertente direi. Noi abbiamo preso gusto tacchino arrosto, tipo pollo arrosto. Ok. Allora, diciamo che non è facilissimo comprendere qualcosa. Ah, qua c'è scritto in inglese con sapore di pollo grigliato. C'erano appunto vari gusti, a noi attirava questo. Vediamo un po'. E sono particolari queste patatine, ragazzi, perché sono molto croccanti, in teoria, se sono quelle che Sì. immaginiamo, e hanno una forma diversa dal solito. Ricordano vagamente le Pringles. Oddio, ma queste sono Ma sono lunghissime! sempre lunghissime. Non così Ma lunghe! sì, ma sì. Oh mio Dio, guardate ragazzi, praticamente è sottilissimo, è un velo. Oh! A vederlo sembra quasi un'ostia. E sono anche molto buone. Ricordano un po' le Pringles, è vero? Sì, guardate qua ragazzi, queste una tira l'altra. Sì, perché poi sono sottilissime, croccanti. Secondo me sono molto molto sfiziose, che uno dice vabbè, ma che hanno di diverso? Cioè, non attirano molto, nel senso che sembrano dietetiche, viste così, Sì. no? Mega sottili, dici vabbè. E invece? Secondo me sono proprio mega oleate, Sì. oliose, mega oliose, patatina fritta, cioè sa proprio di olio, Unto. cioè Sì. bella E unta. poi si vedono tutti i cristalli di sale, infatti è anche salatissima. Se trovate un market che vende cose ucraine ma anche russe, queste sono da provare. Io gli darei 5 bandiere ucraine. Anch'io, queste sono speciali. Questo è un sandwich cookie, lo chiamano, al latte e nocciola, quindi cioccolata al latte e nocciola. Made in Ucraina con la La bandiera. bandiera. È un biscotto morbido, secondo Sì, me, infatti, nel senso. ne proviamo uno Sì, vai, diviso. mordi. Ok, ah, ma è proprio mega cioccolatoso. Abbiamo fatto, ragazzi, dei video. Ma tempo fa sull'altro canale, sugli snack lituani, giusto se non sbaglio. E ragazzi, avevamo detto che gli snack nei Sì, paesi così vicino baltici. alla Russia anche, no? Erano davvero spaziali. E anche questi. Non scherzano. Assaggia. Quanto è godurioso. Sono buoni perché sono snack, ok, industriali, però non le solite cose, magari anche perché Sì. è normale, visto da noi che abbiamo un'altra cultura, ci sembra tutto molto particolare, diverso, strano, Ovvio, sì. no? Invece tipo qua in Polonia ci Sì. vanno E giù forte in con gli Polonia gli snack. snack polacchi sembrano molto gli snack Americani. americani. Molto interessante. Vero. Questo costava pochissimo, Sì. cioè una cavolata veramente, meno di un euro.
50 centesimi, sì. Ma poi non è così piccolo perché ci sono 4 biscottoni grandi. Io a questo darei un 4 bandiere. Anch'io. Vero? Sì, ci sta, ci perché sta. L'altro era proprio effetto wow. Sì. Questo è molto buono, però 4 mi sembra onesto. Abbiamo deciso di prendere 2 pacchettini di questi snack, che adesso capiamo insieme che cosa sono. C'erano tantissimi gusti e quindi abbiamo detto dai, prendiamone 2. Tu hai preso gusto? Tipo Wurstel, salsiccia. Ok. Io invece ho preso il gusto granchio. All'inizio dicevamo sono sacchetti di patatine. Invece, sì. Secondo me, è pane fritto. Brava, c'è scritto in realtà, non abbiamo visto, bread crisp, crostini, tipo, come si può dire, no? E infatti, ritornando ai nostri discorsi, quando siamo stati in Lituania e Lettonia, l'aperitivo per eccellenza era birra insieme a questi crostini di pane fritto da bagnare nella salsa all'aglio. Spaziale. Ok, andiamo. Cioè io ritornerei nei Paesi Baltici solo per fare quegli aperitivi. Vero. Ma poi tra l'altro ogni posto faceva questo pane fritto fatto in casa, no? Io quindi sì. Ogni volta lo trovavo un po' diverso. Un po' diverso. Il mio sa di salsiccia in un modo eclatante. E il mio... Madò! E il mio lo vuoi sentire di granchio? Ah! Sono proprio dei crostini di pane. Sa di surimi. Di surimi, vero? Sa un botto. Stanno bene nella zuppa. Facesse meno caldo magari. Sì. Poi sono tutti diversi. Guarda questo, è proprio un pezzo di pane. Ah, vero. Io lo voglio assaggiare il tuo. Anch'io ne assaggio uno, però. Sa tanto di pesce. Mamma mia. Io non faccio testo perché... Non amo ma il pesce. Ma se ti disgusta vuol dire che sa di pesce. Sicuro. Secondo me sia il mio che il tuo che tutte le altre versioni sì. Sono comunque molto strong. Che lo stomaco ne risente. È proprio tanto sapore forte. Bene, ne sta mangiando troppi. Basta. Per i miei gusti non ci vado matta. È particolare comunque perché un sapore così intenso è raro no, da trovare e sa esattamente di salsiccia Wurstel, okay. No? Quindi riconosci il gusto, è strong, non è per tutti. Io gli darei lo stesso voto perché alla fine è lo stesso prodotto, cambia il gusto, quindi in base un po' a che cosa ti piace di più. Sì. Io gli darei un 3 bandiere e mezzo. Anch'io. Eccoci qui ragazzi con la bibita. Sono molto curiosa perché a vedere sembra molto strana. In realtà c'è un'immagine di Parigi. È vero. Sopra, non so per quale motivo, onestamente non abbiamo capito bene che cos'è e non si riesce bene a tradurre. Guardate qua che carino questo disegno. Comunque sicuramente qualcosa che uno non ha mai provato, no. Fino a lì non ci piove. E ce n'erano tanti in realtà di bibite particolari. Oh mio Dio. Oh, sa di... Cupcake, vedi che si vedono qua sì, i... Sì, cupcake un po' andata male. Magari per quello che in Francia vanno molto i dolci, i macaron, queste cose qua e francesi. E quindi hanno messo la Francia. E quindi hanno... Così, a caso un po'. Sì, hanno fatto questa versione, di cui ho un po' ansia, anche frizzante. Ok, dai, vediamo. Vado. Vai. Al gusto meglio. È peggio all'odore che al gusto. Non devi respirare. Ah, frista. È un'acqua aromatizzata. Sì. Non è male. Non è poi male. Poi noi l'abbiamo messa in frigo 20 minuti fa. Se te la bevi bella fredda. Col ghiaccio. Forse l'allungherei un po'. Con l'acqua. Sì, sì. Con l'acqua frizzante, no? Con la Sprite, che sì. Ne so, così. Sì. Per... togliere ancora un po' il gusto troppo dolce, però alla fine è abbastanza equilibrata, è sì. Più infatti l'odore. Sì, si è bevuta appunto con il ghiaccio d'estate, alla fine ti disseta. Sì. È un po'... ma manco troppo dolce. Sì, un no, po' sì. No, sì, cioè, ok, è dolce e ha questo sapore proprio di dolcetto. Sì. Cioè di caramella, non so sì, come di dire. Caramella. 3 bandiere e mezzo.
tre bandiere e mezzo. Come i pezzettini di pane. I pezzettini di pane. Okay. Ci sta. Ci dai, sta. Dai. Abbiamo ancora tre taste, ragazzi. Tutti dolci. Tutti dolci, perché vabbè, gli snack è più facile trovarli sì. dolci che salati, alla fine, sì. a parte le patatine. Andiamo subito al prossimo. Prima però, ragazzi, attenzione. Lasciate un bel like al video se volete sostenerci e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi basta un click, qui sotto c'è scritto iscriviti. Qui abbiamo una cosa veramente strana, vedi tu, presentala tu, che è? Smile si chiama, è questa merendina. Ma di marshmallow? Oddio, come i marshmallow lituani, eh? Ti ricordi? Volevamo tipo vomitare. Con un ripieno all'arancia. È una sorta di marshmallow meringa. Guardate, è una cosa molto strana. E dentro, lo apro così? Vai, aprilo così. Ah, sono due. Ah, ok. Dio, questa è una cosa parecchio industriale, eh? È buona. Non troppo. È una meringa marshmallow. Quanto sa di caramelle gommose? Il dentro, l'arancio sì. sa di caramella. Sì, ma ti dirò che non è male, eh? Vedi, siamo partite prevenute perché era una cosa strana, perché uno vede una cosa così... Non è male, non è male. Sai che me ne mangerei un'altra? Vero? No, cioè, non mi pare il caso. No, non mi pare proprio il caso. Però, soprattutto il dentro. Dentro è buono. Sa proprio di caramella. Perché è dolce, però dolce e normale come una caramella alla frutta. Sì, ci sta. E poi non ha quel retrogusto di uovo esatto. della meringa. No. Io a questo sai che darei quattro bandiere. Vero? Perché magari proprio se ne merita meno. Però mi ha lasciato positivamente. Più positiva di come l'ho visto all'inizio. Sai, secondo me gli darei quattro bandiere ucraine, anche perché secondo me è una cosa che va molto lì. Sì, cioè sì, una sì. merendina così da bambino, molto economica, divertente, buona. Ultimi due taste di questa puntata dedicata al mondo ucraino, abbiamo due biscotti. Mm-hmm. Questi sono i primi che assaggiamo, sono biscotti di avena, quindi fatti con i fiocchi d'avena, e guardate qua quanto sembrano proprio fatti in casa. Attirano tantissimo, sono enormi, ma c'è quanto è sto pacco? 330 grammi di biscotti con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 biscotti. Oh mio Dio, che ne devi mangiare uno diviso a metà per essere una porzione praticamente. Sì. I biscotti, ragazzi, di solito in questi posti sono spaziali. Esatto. E cioè, ma quanto non sembra? Sembrano una cosa del supermercato. Senti l'odore? Come quelli lituani, vero? Un po' speziati? Sì. Wow, ma sembrano tipo... Sì, 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 sì. Come si chiamano quelli? Gingerbread è anche, tipo, no? Sì, sì, sì. Chiodi di garofano. Pepe, sì. cose così. Buone. Questi sono buonissimi, un po' bagnati nel caffè. Sì, è vero. Questi sono da colazione, secondo me. Buoni, a me piacciono un casino i biscotti speziati, saporiti. Non è un gusto facile. No. Però non è nemmeno tanto dolce. Questi sono gusti difficili da trovare se uno non prende queste cose. Gusti invernali. Sì, molto invernale. Da Nord Europa, da caffè o tè delle 5 del pomeriggio quando fuori nevica. Che bello, voglio la neve. Anch'io. Qui scatta. 5 bandiere ucraine. Molto buoni. Ecco qui, ragazzi, il nostro secondo pacco di biscotti. Comunque tutte le confezioni sono... È un casino carine. Sì, molto colorate. Molto anche, colorate, vero? E questi sono biscotti semplici al burro, però non saranno semplici perché già lo so che avranno appunto queste spezie sì. che li rendono comunque particolari. Ah, e poi sono disegnati. Sono disegnati come facevano appunto in Lituania. Ah, carino. Il mio, ragazzi, boh, lascio spazio all'immaginazione. Ah, ma perché sono così diversi? Sì. Ah, già, è vero, il tuo è una mucca. Una mucca. Cavolo. Mamma mia. Sui biscotti fanno scintille, eh?
Cioè, sono spaziali i biscotti. Quanto sanno di Quanti burro? biscotti abbiamo mangiato in Lituania? Tutti Tantissimo. i giorni andavo a comprarli. Beh, sui dolci in Nord Europa. Alzo le mani. Beh, tra Nord Europa e Francia. Sti biscotti sono spaziali, cioè questo per dire è un altro livello tipo dal Mulino Bianco. No, nel senso, per Proprio un altro fare un mondo. esempio, il fatto è che questi sono anche economici, non sono quelli di marca. Semplici, ma la semplicità Vince. Io gli darei 5 stelle. 5 bandiere 5 ucraine. bandiere ucraine. Sì, costano tipo 50 centesimi. Sì. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine. Fateci sapere qui sotto nei commenti se voi per caso, non so, avevate già assaggiato qualcosa di simile, qualcosa di ucraina in generale. Fateci sapere che cosa ne pensate del video, lasciate un bel like, Noi abbiamo iscrivetevi. sbriciolato dappertutto Esatto. nel mentre, facciamo sempre un Un disastro. disastro. Mi raccomando, iscrivetevi se ancora non siete iscritti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!